Francesco Solinas, un grande ospite al premio Solinas, in ricordo di tuo papà, un grande sceneggiatore. Che cosa ti ricordi di lui? Se ci vuoi raccontare qualche aneddoto, qualche storia che non sappiamo. Beh, sarebbero tante le storie che non sapete di un uomo segreto come mio padre, ovvero per un grande scrittore, molto sofferto. Le sue sceneggiature duravano, l'elaborazione di una sceneggiatura poteva durare anche 2 anni. Ed era un uomo molto segreto, pieno di passioni, di grandi entusiasmi, di generosità. Era un uomo abbastanza straordinario. Che padre è stato? Beh, piuttosto difficile per mia sorella e per me, non facile. Un uomo che non ci rivolgeva molto la parola, che pretendeva da noi un'educazione militare, senza che aveva bisogno di lui, perché mio nonno era un ufficiale, anche ufficiale, e mia nonna era una donna molto antica, quindi un'educazione severa aveva bisogno, molto approfondita anche. Però la sua passione per il cinema fu dilagante proprio dai primi anni 60, anzi dagli anni 50, dagli anni 55, quando lui fu assistente di Rossellini, quando lui lavorò con Visconti, quando lui lavorò con grandissimi, con Tramoncelli, quando lui lavorò con grandissimi cineasti dell'epoca. E rilevavano in lui la difficoltà del carattere, questa difficoltà attribuivano alla Sardegna, ma io non credo di aver mai conosciuto un altro sardo come mio padre. E il suo entusiasmo e la sua passione e la sua profondità. Ci sono delle sceneggiature non realizzate di mio padre, che speriamo un giorno con Anna Maria Carnatello, con Tessio Solinas, di forse farle realizzare, perché sono ancora dei lavori molto 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 interessanti. Che cosa avrebbe pensato Franco Solinas di queste nuove piattaforme digitali, di questo cinema a casa ormai? Beh, si sarebbe molto entusiasmato, perché lui era molto attento alle innovazioni tecnologiche. Mi ricordo quando lasciò la sua vecchia lettera 2032 per adottare una macchina da scrivere elettrica, con i correttori. Lui ogni volta che con la lettera 32 sbagliava anche una lettera, un accento, lui buttava il foglio. E invece con queste nuove macchine lui cominciava a correggere, ma non so cosa sarebbe successo, perché lui è mancato purtroppo all'inizio dell'era della fotocopia, quindi non so come avrebbe reagito al web, capisci, alla rete, non so come avrebbe reagito. Però avrebbe visto di questi fenomeni, avrebbe visto i pro e i contro, e avrebbe soprattutto gioito e esultato della straordinaria capacità dei mezzi elettronici di liberare il mondo. Grazie.